Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Rincaldito. Mi spiace se non sono riuscito a pubblicare molto, però adesso spero di uh, riuscire un pochino di più a pubblicare. Adesso. Um... Non ho um, aspettato di fare questo video per un bel po' di tempo, proprio perché non ho avuto molto tempo per farlo. Adesso che oggi invece ho del tempo da dedicare al video, um, ho deciso di dedicare uh, questo video a MiTomo, che potete vedere uh, proprio qua. Um, praticamente io sto registrando direttamente dal mio iPhone, quindi um, questo qua sarà proprio il mio account personale di MiTomo. Andremo a vedere un po' come funziona um, e tutto quanto. Quindi entriamo e vediamo un po' come funziona il gioco. Allora, ok, quindi io sono Italia Ok Allora, Mi Tom è un'app che ti fa comunicare con i tuoi amici attraverso il tuo Mi D'accordo, Mi Tom, vabbò, sì, accettiamo ovviamente Perfetto, quindi uh, noi vogliamo collegare un account Nintendo Perfetto, quindi colleghiamo. Una volta collegato un account Nintendo è impossibile collegarne uno diverso senza prima aver cancellato tutti gli attuali dati utente di Mitomo. Vuoi creare e collegare un account? Sì. Perfetto, quindi ci stiamo connettendo a internet. Allora, qua farò il, il login all'account Nintendo, quindi voi non potete vedere questa parte qua verrà. Tagliata, quindi vabbè praticamente inserite dovete fare prima l'account Nintendo collegando il Nintendo Network ID e poi potrete um, fare il login quindi oppure uh, potete andare qua sotto come potete vedere che c'è Nintendo Network ID Facebook Google Plus e Twitter quindi e volendo potete creare un account se ancora non ce l'avete quindi adesso taglierò questa parte e poi ci vediamo subito dopo aver fatto il login Ok, eccoci qua. Ho appena fatto il login. Quindi mi ha riconosciuto il mio uh, account Nintendo e quindi mi ha riconosciuto anche Namibo, Andrea, scegli OK per collegare l'account di qui so sopra uh, e accedere uh, a Mitomo. Perfetto, quindi facciamo OK. Siamo tornati nell'app. Perfetto. Uh, ok, collegamento all'account Nintendo completato. Perfetto, adesso. Uh, sapevi che se ti cambi nel guardaroba uh, verranno scaricati nuovi dati. Data, data l'ampia mole di dati coinvolti, si consiglia di utilizzare la connessione wireless. Perfetto, io sono già collegato al wireless. Um, quindi adesso sta scaricando le informazioni per la salute e la sicurezza. Si trovano nella sezione informazioni. Va bene, non ci interessa. Poi, più amici aggiungi, più, divente, più divertente sarà. Mi tomo. Condividi le risposte sui social network e così via. Se vuoi che la batteria duri di più a lungo, attiva l'impostazione risparmio. Ok sapevi che se ti cambi nella guardaroba ottieni dei punti stile uh. quindi sappiamo che ci sono già i punti stile collega un account nintendo per ottenere punti my nintendo perfetto a proposito più tardi um andremo a dare un'occhiata anche a come funziona My Nintendo così che um, faccio, io non ho ancora effettuato cioè almeno ho effettuato il login ma non ho fatto niente quindi andremo assieme a vedere un po' come funziona um, e vedere come, come l'app risponde cioè come il cosa si può fare sul sito e così via um, prima però diamo un'occhiata a Mythomo che non vedo lo, veramente l'ora um, di giocarci siamo già uh solo al 22% quindi mi sa che questa parte qua la velocizzerò Ok, quindi siamo finalmente um, riusciti a collegare l'account al um, il MiTomo all'account Nintendo, um, quindi adesso possiamo creare il nostro Mi. Quindi innanzitutto creiamo un Mi che ti rappresenti in, um, in questa app, quindi possiamo usare o la fotocamera o delle foto, creare da zero o uh, crea con un altro metodo, vediamo come funziona. Uh, crea scansiona un QR code, crea usando QR code salvato, crea da account nintendo. Proviamo a fare questo qua, siccome ecco, perfetto, il mio amiibo. Il mio buonatto amiibo, il mio mi. Um, è già lì. Quindi vuoi usare il mi del tuo account nintendo? Sì. Fantastico. Allora, se non ti soddisfa il risultato, puoi, libera puoi modificarlo liberamente. Quando hai finito, tocca avanti nell'angolo in alto a destra. Perfetto. Uh, quindi tocca l'icona della fotocamera per utilizzare il viso inquadrato dalla fotocamera o una foto salvata. Ok, quindi per ora non lo vogliamo. Quindi questo qua per ora è com'è il mio amiibo. E eh, buono. Oh, sono fissato questo amiibo. Il mio Mi. Um, quindi, boh, penso di non cambiare nulla. Sono un po' cicciottino, sono molto alto. Cos'altro? Ups, no. Vuoi davvero uscire? No, ho sbagliato. Uh, poi qua si possono cambiare tutto. Quindi si può cambiare l'altezza, il peso, la forma del viso, i capelli, il colore dei capelli. Uh, tocca posizione. Per cambiare dimensione e posizione è un elemento, ok. Uh, quindi qua si può cambiare la l'acconciatura, anche ad esempio il colore, quindi sono un castano chiaro uh, 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 tra castano e marrone, uh, poi possiamo scegliere le sopracciglia, gli occhi, il colore, la posizione, naso, bocca, uh, occhiali, baffi, nei... Uh, e anche la barba, quindi direi che io per ora non ho, non ho, nulla, di, non ho nulla a cambiare in questo mi, Quindi uh, andiamo avanti. Ok, quindi nickname del mio obbligatorio: quindi il mio nickname. Boh, chiamiamolo Andrea se si può, e poi uh, pronuncia. Boh, proviamo. Boh, non so, come, non so come si fa, però vabbè. Uh, poi, compleanno del Mii, uh, non modificabile, quindi 1795, il mio compleanno, maschio. Uh, ok, quindi poi qua adesso possiamo uh, selezionare la voce del, del, del Mii, quindi però io per ora non posso... Uh, No, io non la sento perché sto, sono collegato con uh, le cuffie, quindi per ora um, sta registrando l'audio dalle cuffie e non dal cellulare. Però, boh, impostazione della voce de, del mio. Boh. Uh, boh, facciamo questo. Non lo so. Comunque, magari poi la si potrà modificare uh, in seguito. Il sesso va bene. Uh, per ora, vabbè. Proviamo a, a modificarlo un pochino. Va bene così. Uh, poi intonazione, non lo posso sentire, quindi lo, uh, lo modificherò più avanti. Poi carattere dei Mi, quindi modo di parlare, movimenti, originalità, espressione del viso e atteggiamento. Uh, boh, ma che cosa, che cosa vorrà dire? Proviamo ad alzare, allora ecco un po' gentile, un po' diretto, abbastanza diretto, molto diretto, abbastanza gentile, molto gentile, super gentile. Quindi, uh, io farei molto gentile. Poi, movimenti lenti, un po' lenti, un po' rapidi. Facciamo un po' lenti, perché sono abbastanza cicciottino. Poi, originalità, un po'. Un po' carente, un po' spiccata, abbastanza spiccata, molto spiccata di originalità. Facciamo abbastanza spiccata. Poi atteggiamento, un po' serio, un po' allegro. Faccio, io sono un po' serio, quindi va bene qua. Poi espressione del viso, un po' intensa, abbastanza intensa, molto intensa. Quindi poi qua calma, quindi facciamo molto calma. Perfetto, andiamo avanti. Uh, va bene, quindi il mio mi è riservato. Prima impressione: calmo, caratteristiche, discreto, prudente, tenace, razionale, apparentemente indifferente. Quindi è perfetto. Poi ho oh, Perfezionista: si impegna sempre al massimo. È un tipo tranquillo, ma quando deve dire qualcosa non si tira indietro. Raramente infrange le regole: perfetto. Quindi sono io. Andiamo avanti, facciamo aggiungi. Questo mi ti rappresenterà di fronte ai tuoi amici e ai loro amici. Questo mi ti soddisfa? Sì, anche se non ho sentito la voce, però fa nulla. Perfetto, uh, ne guarda bla, bla bla bla, quindi queste cose sono le cose che abbiamo già visto. Eccomi qua. Vediamo un po' adesso come... cosa facciamo. Allora... Sì, perché guarda in alto? Ehi, mi trovo in un dispositivo elettronico? Oh, ciao, io sono te, o almeno credo. Mi chiamo Andrea. Spero che insieme ci divertiremo, eh beh. Ah, sembra che, siamo, che siano già arrivate delle notifiche da parte di Nintendo. Perfetto, quindi andiamo a vedere. Mitomo. Ti do il benvenuto a Mitomo. Mitomo è un'app che permette di comunicare con gli, con gli amici tramite i mi. Perciò, per prima cosa, bisogna aggiungere degli amici. Ok. Uh, vuoi che le notifiche vengano mostrate sul dispositivo? Sì. Perfetto, facciamo ok. Quindi io posso comunicare con i tuoi amici, sarà davvero divertente. Eh, sì, oh, a proposito. Probabilmente avrò il tuo aspetto, ma non credi anche tu che di, uh, uh, di carattere siamo ancora ben diversi? Se non facciamo qualcosa, gli amici ci sentiranno, si sentiranno ingannati. Che faccia che ha fatto! Posso chiederti una cosa, qual è il tuo cibo preferito? Oh, perfetto, quindi qua iniziamo con le domande. Allora, il mio cibo preferito, quando rispondi alla domanda di un Mi, uh, quel mi condividerà la risposta con gli altri, perfetto. Uh, quindi, qual è il mio cibo preferito? Mamma mia, non saprei, facciamo sushi, adoro il sushi, perfetto. Sushi, è certamente delizioso, perfetto, quindi abbiamo già guadagnato 15 uh, monete di mitomo. Um, poi, se rispondi alla domanda di un mi, ottieni come ricompensa delle monete mitomo. Perfetto, grazie, ora mi sento più già più simile a te. <ride> Simpatico, perfetto. Sembra che tutte le risposte alle domande finiscano qui. Mi uh, riferisco sia alle tue che a quelle dei tuoi amici, va bene? Tienilo a mente. Quando avrai degli amici, potrò andare a trovarli per fare quattro chiacchiere, così potrò raccontare a loro le risposte che tu mi darai. E per finire, ecco un piccolo ringraziamento per la tua ospitalità su questo dispositivo. Ok, vediamo un po': 2500 monete in mitomo. Wow, sono tantissime, fantastico. Vedo che ci divertiremo molto assieme, certamente. Guarda, mi piace già un sacco l'applicazione. Perfetto, uh, account Nintendo collegato, altre 2500 monete ricevute, mamma mia, quindi siamo a quota 5015 monete. Poi abbiamo guadagnato, ecco, adesso questa cosa è molto importante, con MiTomo e con le uh, future applicazioni di, che Nintendo creerà, si potranno guadagnare punti MyNintendo che verranno caricati sul nostro account My Nintendo. Ad esempio, um, eh, uh, collegando MiTomo all'account Nintendo abbiamo guadagnato 100 monete d'argento, oh, quindi è davvero un'ottima cosa. Perfetto, quindi adesso bonus del giorno, come, come uh, bonus del giorno uh, ottieni uh, un bonus ogni giorno in cui usi Miitomo, quindi il primo giorno riceviamo 200 monete, perfetto, l'oggetto che hai ricevuto si trova nella scatola dei regali, in più abbiamo ricevuto il cappello di Mario in regalo, um, per aver usato Mitomo durante il periodo di lancio, Controlla la tua scatola dei regali: perfetto. Urca poi bonus dei 7 giorni, un bonus speciale per i tuoi primi 7 giorni di utilizzo di Mitomo. Oggi è il tuo primo giorno e il settimo giorno riceverai in regalo 5 biglietti. Fantastico! Quindi oggi ne abbiamo ricevuti 3. Wow, già un sacco di regali. Quindi, queste qua sono le notifiche di Nintendo. Vediamo. Queste qua sono le generali. Quindi, nuovi articoli e vestiari disponibili. Arrivato al completo da Cowboy Dritto dal far west. Poi è arrivato il. Uh, uh, è ora disponibile un quadro per un camuffamento perfetto stile ninja. Poi rispondono tutti: evento, qual è stata l'ultima cosa che ti ha commosso? E quando è successo? Vediamo un po' come funziona questo. Uh, evento rispondi a tutti uh, fino al 15 aprile quindi siamo ancora in tempo oggi è il 13 uh, perfetto quindi la domanda del momento è qual è stata la l'ultima cosa che ti ha commosso e quando è successo se sul tuo, tuo mi appare un fumetto blu ti verrà sicuramente posta questa domanda quindi non perdere l'occasione perfetto allora, quindi suppongo che questo fumetto blu sia proprio per quello quindi uh, allora, ha ricevuto la mi foto del giorno, questa mi foto è stata salvata nella sezione ricevuta dell'album di mi foto, prova a condividerla o usarla nei commenti, perfetto. Adesso andiamo a cliccare sulla nuvoletta blu, perfetto, buonasera, questa settimana c'è un evento rispondono tutti, in questo evento tu e tutti gli altri utenti potrete rispondere a una domanda chiave, che faccia? Perché non provi a confrontare la tua risposta con quella delle altre persone? Perfetto. Selezionando l'icona di tutte le risposte potrebbe essere divertente. Va bene, ed ecco la domanda del momento di questa settimana. Qual è stata l'ultima cosa che ti ha commosso? E quando è successo? Perfetto, quindi fammi pensare. Uh, qual è stata l'ultima volta che mi sono commosso? Uh... Ma penso al compleanno di mia sorella quando si è messa a piangere che le ho dato il regalo che voleva, quindi al compleanno di mia sorella quando si è messa a piangere, quando le ho dato ups, il regalo. Perfetto, ok. Al compleanno di mia sorella, quando si è messa a piangere quando le, ho dato, quando le ho dato il regalo, mi commuove tantissimo anche adesso. <ride> perfetto. Vuoi vedere tutte le risposte a questa domanda? Al momento sì, dai, vediamo un po' cosa dicono gli altri. Allora, tutte le risposte: tocca l'icona di tutte le risposte per vedere tutte le risposte che i tuoi amici hanno dato a questa domanda. A quella domanda. Um, perfetto, quindi non ci sono ancora risposte degli amici. Penso perché. Uh, non abbiamo collegato tipo l'account Facebook o così via. Quindi, uh, vediamo cosa dice. Mi chiedevo: Dimmi qual è il tuo pane preferito? Ah, il mio pane preferito, le michette ovviamente. Io, milanese, come si può... come, uh, come ai milanesi come può non piacere le michette? Perfetto, michette. Michette, anzi, vado subito a farmi un bel panino. Perfetto, quindi altre 15 monete ricevute. Uh, va bene, quindi proviamo a tornare indietro. Uh, andiamo su menu e su impostazioni. Allora, musica, effetti, voce, condividi, vera lista degli utenti bloccati, Italia, italiano. Ok. Attivare modalità, cosa vuol dire? Attiva questa modalità per ridurre il consumo energetico. Ah, perfetto. Quindi se abbiamo poca batteria si può attivare la modalità risparmio energetico. Uh, torniamo indietro. Uh, vediamo altro, gestione account, proviamo. Gestisce informazioni, cancella utente. No, dov'è che si potrà connettere l'account di Facebook per gli amici? Boh, amici, proviamo. Allora, collega il tuo account di social network per cercare altri utenti. Mi tomo, perfetto. Quindi aggiungi un amico, proviamo. Quindi colleghiamo il nostro Facebook, sì. Ok, quindi adesso ci collegheremo a Facebook. Uh, continua come Andrea, perfetto. Adesso faremo l'accesso. Ok, il collegamento con Facebook è stato completato. Se verranno trovati gli utenti di Mitoma, loro mi appariranno nella lista degli amici come amici suggeriti, e il tuo mio apparirà nelle loro. Fantastico, uh, abbiamo ricevuto 100 monete. MyNintendo nintendo, fantastico per collegando Mitoma a un account Facebook. Altre 5 monete mi tomo, dai 3 risposte in un giorno. Ogni giorno, perfetto. Uh, dopodiché, ecco, questi qua sono quindi degli amici uh, uh, che sono nella mia lista degli amici su Facebook, e che quindi sono amici consigliati, ovviamente. Poi li aggiungerò tutti, tutti, tutti. Uh, dopodiché. Penso che possiamo proviamo a collegarlo anche a Twitter, sì, anche se io non lo uso molto Twitter, però fa nulla. Uh, lo colleghiamo lo stesso, perché probabilmente guadagneremo altre monete. Quindi sicuramente è una buona cosa. Quindi uh, ricordami, accedi. Uh, accedi. Perché non va bene. Non sono. Ok, vabbè, quindi questo qua lo faremo un'altra volta. Uh, comunque, adesso facciamo annulla. Perfetto, non potrà indossare. Ok, impossibile recuperare, va bene, perfetto. Quindi torniamo indietro. Allora, uh, va bene? Uh, mh, cosa ah, ok, guardaroba, vediamo cosa abbiamo nel guardaroba. Ok, per ora mi sa che non abbiamo niente. Infatti, abbiamo solamente vestiti orribili che abbiamo su adesso. Quindi pensavo, magari proviamo ad andare uh, al negozio. Dov'è che l'avevo visto? È qua negozio, perfetto. Uh, negozio tomo, puoi acquistare vestiario per il mini nel negozio Perfetto, quindi andiamo lì e vediamo un po' che vestiti ci sono Arrivi di oggi, quindi questi qua sono i, sono i vestiti disponibili oggi uh, Vediamo cosa c'è di carino Ehm... Uh... Il costume drago, scarpettine azzurre, cappello da clown, vestito giapponese, calzettine colorate, pantaloncini. Mm, non c'è niente che mi fa impazzire al momento. Quindi, questi qua sono i set di costumi. Poi, qua abbiamo le magliette: perfetto. Um, quindi, proviamo a vedere se c'è una maglietta che mi piace. Così la compro. Vediamo. Pensavo tipo una Polo o qualcosa del genere. No. Proviamo a vedere questo qua. Ci sono diversi colori. No, beh, no, non mi fa impazzire un po' da nonno. Uh, vediamo. Mi piaceva. Cos'è che era? Uh, più su. No. Questo. Proviamo a vedere. Capotino di Kashmir. Vediamo quei colori. Carino. Uh, se no cavolo ce ne sono di vestiti fammi vedere questo qua carino carino col maglioncino Blu mi piace davvero tanto, perfetto. Uh, quindi siamo a 1600. Poi qua abbiamo le tute intere. E qua ci sono i pantaloni, perfetto. Quindi scegliamo un bel pantalone da abbinare. Quindi questi, con il punto esclamativo, sono quelli che finiscono tra poco. Vediamo questo. Uh, carino. Grigio mi piace. Pantaloni di lana con pieghe. Simpatico. Questo qua, pantaloni di tela tinta unita. Uh, no, non mi fa impazzire. Ah, eccoci sono. Un altro. No, non mi fa impazzire il colore. Questo qua, pantaloni di velluto. Oh, io odio i pantaloni di uh, coste. Uh, questi qua, la tuta, si da jogging. Bermuda Mimetici, carini. Io adoro Bermuda. Uh, no, cos'è questo qua? Calzoncina pois orribili. Sono davvero orribili. Uh, cos'è questo qua, jeans? Jeans semplici quindi c'è azzurro chiaro, neri, carino nero. Poi ci sono sette completo da uomo, pantaloni, carini. Ci sono bianchi, marroncini, grigio, bianchi sono belli. Mi sa che cambierò la maglietta Perché questo qua non mi piace molto Perché adesso che arriva l'estate qua a Milano E già primavera fa un bel caldo Io esco uh, con i pantaloncini corti e la maglietta Magari scegliamo qualcosa di più um, Primaverile Un pochino più leggero Invece di quel maglione di lana lì eh, Però non c'è molta scelta Uffa Cos'è sta roba qua Top con rose orribile Maglietta con colla V Uh che carina c'è blu mi sa che la sceglierò azzurra perfetto le scarpe le sc no le scarpe non le abbiamo ancora scelte allora per ora ci sono i cappelli che però devo dire che sono davvero strani quindi mi sa che non ne sceglierò neanche uno no infatti poi abbiamo le calze uh, vediamo no mi sa che non ne sceglierò le scarpe, Uh, queste qua sembrano carine Sti Ah no, stivali con fibbie, no Vediamo Scarponcini con lacci, simpatici Ci sono anche neri e gialli I Neri sono belli uh, Vediamo se c'è qualcos'altro Mi dà fastidio che non ci sono i nomi Scarpe senza lacci Set completo uomo scarpe uh, Cos'altro? No, Mi sa che risceglierò queste qua erano queste? sì, erano queste perfetto e poi come ultima cosa abbiamo collane cose da uh, aggiungere accessori cose varie quindi cosa possiamo scegliere di simpatico carine le cuffie le cuffie sono belle vediamo no, sì le cuffie sono le uniche cose che mi piacciono perfetto andiamo a vedere quanto spendiamo mi sa che ho superato Uh, oh, oh, perfetto, non abbiamo superato 3910 monete, fantastico Compra Perfetto, grazie per i tuoi acquisti Negozio tomo. Cioè, ah, ma è proprio lo scontrino la data Grazie per averci visitato Fantastico, perfetto, chiudiamo Quindi adesso mi sono rifatto il look davvero fantastico Mi piacciono un sacco quelle cuffie lì Um, basta, dopodiché, quindi, amici abbiamo. Ha ricevuto una richiesta di amicizia, perfetto. Quindi, questa qua la andrò ad accettare. Quindi, questi qua sono gli amici di Facebook, perfetto. Caterina 91 adesso è utente amico. Perfetto, poi comunque uh, poi quando avrò un po' di tempo libero andrò a, a vedere. Poi le mie risposte. Tocca qui per condividere le tue risposte con gli amici che non hanno mitomo. Uh, vediamo condividi questa risposta nascondi la risposta modifica risposta uh, non risposta nessuna zero cuoricini basta nulla, nulla di che qua ci sono le domande a cui abbiamo risposto quindi qual è il tuo tipo preferito sushi uh, qual è stata l'ultima volta che ti sei commosso e qual è il tuo tipo di pane preferito andiamo a vedere che c'è un punto esclamativo vediamo cosa c'era da dirci buonasera è arrivata una notifica da nintendo riguardo al servizio My Nintendo Perfetto. Pun ottieni punti con le missioni. Completa delle missioni per ottenere dei punti. My Nintendo. Nota: per raccogliere punti, devi creare e collegare un account Nintendo. Perfetto. Raccogli punti per ottenere dei premi. Raccogli abbastanza punti per scaricarli con oggetti speciali. Nota: devi creare e collegare l'account. Perfetto. Bene. Allora andiamo alla scatola dei regali. Vediamo un po' cosa abbiamo ricevuto. Quindi monete: 1000. Perfetto, lo riceviamo. Ha ricevuto il regalo 1000 monete. Poi altre 200 monete. Le riceviamo. Perfetto. Poi il cappello di Mario. Perfetto. E tre biglietti che non so a cosa servono. Poi magari andremo a vedere. Quindi adesso torniamo indietro. Andiamo nel guardaroba. Che voglio mettermi sul cappello di Mario. Che ah, è davvero simpatico. Vediamo un po' come mi sta. Ole è troppo simpatico. Dai, me lo tengo. Perfetto. Uh, le modifiche non sono, ah no, quindi facciamo OK. Così salviamo. Perfetto. Uh, missione completata. Cambia completa una volta, una volta. E lo si può fare ogni giorno. Si guadagnano 5 monete. Fantastico. Quindi altre monete. Vuoi scattare una mi foto? Sì, dai, scattiamo una mi foto. <ride> Bellissimo! Allora, posa e, e sfondo casuale pure modifica questa mi foto, perfetto, modifichiamo la mi foto. Allora, scattiamo una mi foto, metti in posa il tuo Mi e quelli dei tuoi amici per creare immagini divertenti. Va bene, tocca un Mi per selezionarlo. Quest'icona apparirà sopra la testa dei Mi che hai selezionato. Tocca e trascina il Mi seleziona selezionato per spostarlo, ah, poi si può far scorrere il dito intorno al Mi per ruotarlo. Uh, puoi usare due dita per rimpicciolirle, ingrandire o ruotare un elemento. Perfetto, una, vo una volta collocati i mi, uh, i miei, il testo e altro ancora, tocca l'icona della fotocamera. Perfetto, uh, quindi testo, aggiungiamo la mia prima mi foto e mettiamo la faccina col cuoricino. Perfetto, facciamo ok e lo rimpiccioliamo. E lo facciamo così in orizzontale, lo mettiamo qua. La mia prima mi-foto uh, perfetto, quindi poi possiamo modificare anche il carattere. Proviamo così, simpatico così. No, volevo selezionare questo perfetto. Ok, adesso il colore, vabbè, lo lasciamo così. Adesso passiamo al uh, cos'è? No, è brutto, non mi piace. Uh, Timbri, scegli un timbro dalla lista e collocalo dove preferisci, tocca il timbro che è posizionato dentro la cornice, e trascinano per, per spostarlo. Poi anche usare le icone degli angoli della cornice per ingrandire, uh, rimpicciolire e ruotare il timbro. Perfetto, quindi qua possiamo mettere uh, diversi, uh, uh, bolle per uh, far vedere che stiamo parlando, uh, poi ci sono i diversi tipi di cuoricini, oggetti. Vediamo un po' belli. Magari se c'è... no, non c'è il cellulare. Ah no, sì che c'è. Eccolo qua. Sarà questo il cellulare? Sì, perfetto. Glielo mettiamo in mano. Perfetto. Uh, poi ci sono gli occhi. Le manine. Fiori. Testo e uh, anche delle cornici. Torniamo al mi perché non me lo fa modificare? Ah, ecco perfetto. Quindi uh, espressione, vediamo. Allora, normale, normale, felicità, rabbia, tristezza, sorpresa, sonno, occhiolino, paura. Pianto disgusto, sospiro, amore, <ride> anche ridere. Uh, determinazione, sorrisone. Carino questo allegria, noia, spavalderia, incredulità. Insomma, ce ne sono uh, di tutti i tipi. Oh, anche cane, gatto, serietà, ma che brutti. Ok, penso che tornerò all'inizio. Uh, e sceglierò. Questo qua mi piace, uh, perfetto. Ah, perfetto, quindi lo si può allargare. Ok, dopodiché possiamo scegliere ripristina posizione uh, e possiamo scegliere un'animazione. Quindi, in piedi. Stretta di mano, inchino, risata, sì, applauso. Ce ne sono di tutti i tipi. Vediamo, vediamo una carina. Così col cellulare in mano. <ride> vediamo, lo mettiamo così. Torniamo a lui. Vediamo, ne vuole uscire una simpatica posa eroica. Diverse pose. bla 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 le corse sedere sdraiato pose sexy riposo ce ne sono di tutti e di più box lotta esplosione lancio danza ok quindi qua abbiamo finito torniamo a quelle più normali vediamo posa eroica no Quanto lavoro, disprezzo, sconforto, tremore, mamma mia. Facciamo questa qua? Evviva! Ah, ecco, ecco come si fa. Perfetto. Timbri. Uh, proviamo con... No, boh, mettiamolo la, la bollicina normale. Diminuiamola, allarghiamola magari... Eh, dovrei spostare il minimo, no, non mi piace, togliamola, dai... Uh, basta, altre cose, non saprei, i cuoricini, il sole, la lampadina, anche ah, carini questi... <ride> simpatici questi ah, nestelline c'è un po' di tutto dai che carini ah, pensiero fuoco coriandoli perfetto ah, cos'altro Fiori, testo, no, thanks, hello, what? Strano che sono in inglese e non le hanno tradotte in italiano, queste qua. Perfetto, basta. Perfetto, direi che uh, no, non mi piace lo sfondo, però ecco. Ok, perfetto, lo possiamo modificare. Quindi, sfondi, scegli dalla lista uh, lo sfondo che preferisci. Perfetto, tocca, lo sfondo, lo tocca foto nel dispositivo per usare come foto una foto salvata nel dispositivo. Ok, quindi vediamo un po' gli sfondi, scegliamone uno simpatico. <ride> un po' troppo. Uh, vediamo. Bella questa. Vediamo. Ah, questa qua è perfetta, dai. Stiamolo un pochino in su, anche lo smartphone. Vediamo altri sfondi. Ah no, questo qua è bellissimo, dai, non, non si può non mettere questo. Perfetto, questo qua mi piace davvero un sacco. Mi sa che userò proprio questo poi. Bo bo. Abbiamo la spiaggia, un po' di tutto carino questo. Questo qua, quello tutto a sinistra. No, ah, ce ne sono davvero tantissime. Belle, perfetto, però mi sa che così uh, andrà benissimo, perfetto. Quindi scattiamo la foto. Vuoi salvare questa foto? Questa mia foto nell'album? Salva salvataggio della mia foto. Perfetto, la possiamo salvare nello, nello smartphone, cosa che farò. Facciamo ok. Uh, mi foto è stata salvata. Poi vediamo Instagram, email, I message Line, Twitter e Facebook. Dai, la pubblichiamo su Facebook. Condividere l'immagine, sì. Così poi la condivido anche con voi nella pagina Facebook. A proposito, uh, mi raccomando... Uh, Aspettate, eh? non, non si può pubblicare direttamente qua? No. Boh. Eh, mi raccomando lasciate un mi piace alla pagina Facebook perché ho fatto anche un giveaway che in teoria doveva finire ieri sera, l'ho anche annunciato nello scorso video però um, nessuno ha risposto quindi ci sono rimasto un po' male. Comunque era un giveaway uh, per un codice che era per Moltres cioè, mi pare che mi era avanzato quindi se volete, se volete partecipare è ancora attivo comunque mi, mi è un po' dispiaciuto che non avete partecipato uh, ieri però vabbè comunque uh, va bene così adesso condividiamo la foto la mia prima mi foto e poi mettiamo la faccina che ride questa qua perfetto pubblica perfetto pubblicata perfetto contenuto pubblicato fine, fine. perfetto uh, basta saluti le mie foto l'abbiamo fatto si possono scansionare QR code cosa sarà questo altro notifiche servizio clienti no niente Va bene, mi sa che abbiamo... Vi ho, vi ho mostrato più o meno uh, tutto ciò che potevamo fare. Uh, ah, qualcuno ha aggiunto un, uh, un like, vediamo chi è stato. Perfetto, Caterina. Ah, la mia amica, vediamo cosa ci dice adesso. Buonasera. Oh, uh, il tuo livello uh, è salito 2. È arrivato persino un regalo da parte di Nintendo. Ah, biglietti ricevuti uno, fantastico. Inoltre, hai ottenuto il titolo Modaiolo Nato. Puoi far salire il tuo livello di stile facilmente. Ah, perfetto. Quindi, è salito il tuo livello di stile da 1 a 2. Puoi far salire il tuo livello di stile facilmente, cambiando spesso completi. In questo modo, il livello di stile salirà alle stelle. Fantastico. Qualcuno è venuto a trovarti? Oh, Caterina, con la mia amica, perfetto. Uh, interessante vuoi sapere una cosa divertente che è successa da poco a uh, uh, Caterina vedere quanto è scema la gente parole sue <ride> simpatico uh, perfetto quindi icona del commento tocca l'icona del commento per commentare una risposta che hai ascoltato uh, metterò un mi piace dai uh, facciamo ancora vediamo un po' sembra, più di sembra che più di tutto a Caterina piaccia questo questo dei gatti, il loro musino dolce eh beh, a chi non piace perfetto, abbiamo guadagnato altre monete mettiamo un bel mi piace e basta quindi abbiamo provato anche questa parte qua di uh, uh, insomma, colloquio anche con gli, uh, di parlare con gli amici oh sì, questa foto è stata scattata prima quando ho cambiato vestiti perfetto, la mia prima foto è così spettacolare che non vedo l'ora di mostrarla ai miei amici Perfetto, i tuoi mi potranno ascoltare le tue risposte sui commenti di moda proprio come le altre. Perfetto, vuoi condividere? Sicuro. Grazie, vuoi aggiungere un commento? Uh, facciamo... Vabbè, sì, dai, metto sempre le stesse cose. La mia prima foto, la mia prima mi foto. E mettiamo questa faccina qua, ok. Perfetto, quindi adesso la sto salvando, la starò condividendo con gli amici. Uh, uh, grazie. Vuoi aggiungere un commento? Ah no, perfetto, era già quella. La mia prima foto va bene, mi piace. Perfetto, con i cuoricini. Qualcuno è venuto a trovarti di nuovo. Vediamo. Eccoti qua, ecco qual è il secondo. Anche qual è, il secondo Caterina, il piatto tradizionale. Um, della sua regione, che fa sentire bene pizza margherita. Beh, a chi non piace la pizza margherita, mettiamo il cuoricino. Bene, interrompiamo. Senti, qual è, qual è stato il tuo ultimo acquisto? Uh, il mio ultimo acquisto. Cosa sarà stato il mio ultimo acquisto? Uh, fammi pensare. Mi pare che fosse Poken Tournament l'ultima volta. Poké Tournament, perfetto. L'ultimo acquisto che ho fatto, Pokémon Tournament. Perfetto, abbiamo guadagnato altre monete. Va bene, quindi, qua vediamo cos'è cos questo qua. Saluto quando arriva un amico. Saluto fai visita a un amico. Saluto quando l'amico va via. E saluto sei tu che vai via, è ora di andare. Uh, quindi, qua, volendo, si possono modificare. Si può sentire la voce e così via. Va bene, quindi, direi che abbiamo fatto praticamente tutto quello che uh, potevamo vedere. Come più o meno introduzione a Miitomo, devo dire che è un'app fantastica e mi piace davvero tanto la grafica. Comunque il, lo stile del gioco, il fatto che è molto colorato, uh, dia possibilità di, uh, di uh, personalizzazione uh, e così via. Comunque eh, è davvero, è davvero molto, molto carino. Adesso si possono fare le coccole al Mi, uh, così sarà contento, è davvero, davvero, molto, molto simpatica come app. Mi, davvero, Nintendo ha fatto un ottimo lavoro. Quindi uh, sono contento che abbiate guardato questa puntata di Nitinare Callito. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di lasciare commenti con consigli, domande, opinioni, tutto quello che volete. Mi raccomando lasciate anche mi piace alla pagina Facebook. Uh, vi ricordo magari di partecipare al concorso così uh, qualcuno si può portare a casa un bel codice per Moltres e, e basta. Quindi vi ringrazio di aver guardato questa puntata di Nitinare Callito ci vediamo alla prossima. Ciao! Ecco ragazzi, a proposito, mi sono dimenticato. Um, praticamente eh, mi sono dimenticato di fare l'ultima parte riguardo il uh, My Nintendo. Quindi adesso andremo a vedere un po' um, come funziona il sito, lo farò sempre tramite l'iPhone, um, dato che ormai ce l'ho collegato, quindi così è più facile. Um, scusate. Ecco ragazzi, scusatemi uh, per l'interruzione ma mi sono dimenticato di fare quest'ultima parte riguardo al My Nintendo, quindi adesso volevo um, velocemente entrare e vedere un po' come funziona, quindi appena entrati vi viene fuori questa notifica, con My Nintendo puoi completare delle missioni e ottenere punti che possono essere usati per ricevere dei premi. Proviamo ad affrontare una missione. Ok, inizia. Io quindi ho già fatto il login. Um, quindi vediamo, scorri in basso e guarda quali missioni sono attive. Ecco, dovrebbe essere qua, ottieni punti di platino, vediamo un po'. Quindi io, io ho già 235 punti di platino e 230 punti d'argento. Quindi usa ma, usa ma Nintendo per la prima volta, raccogli i punti. Completata quindi sono 100 punti d'argento. A questo punto vai alla pagina iniziale e usa i tuoi punti per ottenere dei premi. Ok, quindi andiamo a vedere un po' uh, che tipo di premio possiamo ottenere. Vediamo. Quindi, ad esempio, porta punti. Vediamo. Uh. Uh, puoi ottenere questo premio ancora una volta, un contenitore, un contenitore per conservare i punti. Uh, Ma intendo che puoi ottenere completando le missioni. Ma intendo costa 50, quindi boh non so a cosa serva, però facciamo usa, confermiamo. E impossibile completare la procedura, le prova più tardi. Riproviamo. Ok, perfetto. Quindi le abbiamo spesi e adesso vediamo un po'. Bene, ah quindi adesso abbiamo i portapunti Ottimo, quindi nuove missioni e nuovi premi verranno continuamente aggiunti a My Nintendo Quindi prova My Nintendo, vediamo un po' Io ho ricevuto anche dei punti extra come avrete visto una volta che uh, mi sono iscritto uh, alla... mi pre-iscritto a My Nintendo E quindi ho ricevuto dei punti extra sin da subito uh, Punti raccolti, raccogli il, bo il bonus d'accesso a My Nintendo una volta ogni settimana Quindi abbia ricevuto 30 punti d'argento, wow! Uh, poi vediamo uh, premi, quindi questi qua sono alcuni premi che possiamo comprare, come ad esempio My Nintendo Picross di The Legend of Zelda Twilight Princess andiamo a vedere un po' com'è richiede 1000 punti platino, cavolo sono tanti uh, premi disponibili fino al uh, Premio disponibile fino alla data 1-10 2016, quindi fino all'1 ottobre. Puoi ottenere questo premio ancora una volta, perfetto. Uh, prova questa nuova versione di Picross durante, uh, disponibile in esclusiva con My Nintendo. Cimentati nei famosi giochi di logica numerica per svelare le immagini ispirate a delle Zuno Zelda Twilight Princess. Ti aspettano ben 45 non PCP che potrai risolvere scegliendo tra due modalità: Picross classico e Mega Picross perfetto. Quindi questo qua è un esempio di premia. Adesso andiamo a vedere la, mia not la notifica che ho. Uh ho cliccato, ok perfetto grazie per aver creato un account nintendo ti diamo il benvenuto a my nintendo ci sono già dei punti my nintendo per te proviamo a vedere se succede qualcosa prendolo no, non succede niente, perfetto uh, chiudiamo, quindi andiamo nel menu uh, torniamo nei premi allora biglietto sganciami uh, un biglietto sganciami 5 biglietti sganciami 10 biglietti sconto del 20% su Yoshi's Woolly World 20% di sconto su Pool Box World 20% su Mario Kart 7 20% su The Legend of Zelda Between Worlds 40% su Splatoon 40% su the Wonderful, ah, the Wonderful 101 sconto del 50% su Metroid The Other M insomma ci sono tantissimi sconti uh, Uh, poi c'è ah, quindi qua praticamente si possono comprare eh, con dei punti dei contenuti aggiuntivi oppure addirittura dei giochi come ad esempio superman 64 per Wii U oppure dei contenuti aggiuntivi ad esempio per Pikmin 3 oppure per uh, New Super Mario Bros. U uh, Warrior Were Touched Super Mario Land 2. Uh, Metroid Fusion, Super Punch Out e anche dei temi come l'esempio tema Mama Nintendo 1 di Mario e Mama Nintendo 2 di Donkey Kong. Effettivamente mi interessa abbastanza questo uh, Super Mario uh, 64 per Wii U. Andiamo a vedere quanto costa. Costa 90 punti d'oro che non ho ottenuto neanche uno Però ora. Infatti lì ci mancano uh, 90. Scade il 1 agosto 2016, quindi ne abbiamo ancora uh, di tempo. Uh, non dice, non spiega da nessuna parte come si fanno a ottenere questi punti. Uh, Cos'è questo blocco qua? No, è tornato per tornare su. Uh, domande frequenti, andiamo a vedere. Uh, andiamo su italiano. Ok, My Nintendo, quindi cos'è? Non riesco a effettuare l'accesso. Come posso usare i punti? Come posso ottenere i punti My Nintendo? Perfetto, quindi andiamo un po' a vedere. Uh, puoi usare i punti My Nintendo uh, per ottenere premi. La quantità di punti richiesti cambia. Per maggiori informazioni co su come usare, ma la domanda è su come posso ottenere. Non so come posso usare, vabbè. Diciamo che non risponde alla domanda. Vabbè, comunque questo qua è un esempio di uh, sono alcuni premi che possiamo ottenere. Uh, andiamo a vedere un po' altre missioni. Magari abbiamo già sbloccato delle missioni, non saprei. Uh, collega il tuo Nintendo Network ID con l'account. Raccogliamo i punti. Perfetto, altri 100 punti. Numero di completamenti della missione 1. Poi collegami Tomo a un account di Nintendo. Ah, mi sa che l'ho già fatto. Poi, ah, mi sa che l'abbiamo già ricevuto. Questo qua. Poi aggiungi un amico con l'opzione di persona. Uh, dai, tre risposte in un giorno abbiamo ricevuto, ricevi cinque cuori sulle tue risposte in un giorno, e lo si, questi qua si possono fare ogni giorno, poi ricevi cinque commenti alle tue risposte in un giorno... Uh, ascolta 10 risposte dei tuoi amici, quindi me ne mancano 3, riceverò 5 punti uh, d'argento. Collega mi l'account, collega mi tombo l'account Twitter, che non sono riuscito a fare. Accedi al Nintendo eShop una volta a settimana se ricevono 30 punti. Uh, poi ecco, effettua l'accesso a Miiverse una volta a settimana, raccogli i punti. Perfetto, altri 30 punti. Collega il, uh, il tuo account Facebook con il tuo account Nintendo, raccogliamo i punti, sono 10. Collega l'account Google+, Plus, riceviamo, sono 10, collega il account Twitter, riceviamo, sono altri 10, wow. Poi, acquisto, ecco, questi qua sono i punti oro. Acquisto in Internet Shop tra i 5 euro e i 9,99 euro, si ricevono 10 punti. Tra i 10 e i 20 euro 20, uh, tra i 20 e i 30 30 punti, tra i 30 e i 35 40 punti, e così via. Salendo fino a un acquisto superiore a 60 euro, tasse incluse. Perfetto, quindi ogni volta che si riceverà uh, che, si, che compreremo qualcosa li potremo ricevere dei punti oro, e quello lì è l'unico modo per ricevere questo tipo di punti oro. Infatti, adesso ho appena cliccato lì, e questo qua è l'unico modo. Perfetto. Va bene, penso che abbiamo guardato proprio tutto tutto tutto, usa un codice punti, quindi si potranno usare anche dei codici punti, riepilogo dei punti, notifiche e così via, basta. Uh, quindi, vi ringrazio di aver guardato questa puntata, per davvero stavolta, <ride> avevo già detto questa parte qua nella, nella prima parte, poi mi sono accorto di essermi dimenticato di fare questa parte. Quindi vi ringrazio di aver guardato questa puntata di Nintendo dare Calito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di lasciare commenti con consigli, domande, opinioni, tutto quello che volete. Di lasciare mi piace la pagina Facebook, che ho fatto il concorso, uh, quindi mi raccomando, se non avete ancora partecipato al concorso, partecipate e basta. Vi ringrazio. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.